Bentornati su Salvo, è appena successo dell'incredibile e ve lo voglio raccontare brevemente perché devo fare delle cose e così lo potrete vedere. Ho ricevuto una chiamata, non io, mio padre, dove praticamente una gentile signora diceva che il nostro contratto con Enel sarebbe passato ad agosto da 5 centesimi a kilowattora a 18 centesimi a kilowattora. Sembrava strano, sembrava una dipendente di Enel. E a un certo punto ci ha detto: vi possiamo mandare con un'altra compagnia, facciamo il trasferimento tutto quanto a 6 centesimi a kilowattora. Sembrava allettante, beh, più che 18, eccetera, eccetera. Cade la linea, chiamo Enel e chiedo informazioni, documenti e tutto quanto. Mi riconoscono come cliente e mi vengono a dire: no, è un'altra agenzia che sta cercando di portarci via dei clienti. Sì, ma si sono finti voi, oltre a fingersi voi, ovviamente. Mi hanno detto informazioni sensibili, questo e l'altro, è che il vostro prezzo sta passando da 5 a 18 centesimi a kilowattora ad agosto. È vero? E Enel mi ha detto che assolutamente no, il nostro prezzo è bloccato sino a gennaio, quindi è una frode bella e buona. Ho fatto in tempo, quando hanno richiamato, a registrare la chiamata, che allegherò poi, parlo da due video a uno, e potete sentire quanto sono furbi e quanto se la tentano. Quindi mi raccomando, attenzione. Se avete un contratto, prezzo bloccato e tutto quello che volete, se la tenteranno dicendo che il prezzo aumenterà assolutamente falso, mandateli a quel paese. Assolutamente da farsi. Adesso vi lascio il video della registrazione. Se il video vi piace, iscrivetevi, lasciate un like e condividetelo in modo che tutti sappiano come la gente imbroglia per andare avanti. Ciao ragazzi, da Salvo. Pronto? Pisano, ma cosa è successo? È caduta la linea. Non lo so, ma prima era un altro numero, a 366. A volte cambiano, sono errori di terminali, però io dopo vi lascio il mio numero di cellulare dove lei può sempre chiamare per qualsiasi cosa, non si preoccupi. Questi qua sono terminali, praticamente è un computer. A volte esce un numero, a volte esce un altro numero. Sì, ascolti, ma volevo chiederle una cosa. Lei è una dipendente di Enel Mercato Libero? Non Enel, io sono una dipendente del Mercato Libero, gestisco tutti i fornitori. Questo che stiamo facendo non è un contratto dell'Enel, signor Pisano, è un contratto con la Synergy, che è interessante. Ma io ho già un Ah. contratto con la Telecom della fornitura elettrica. Telecom, che c'entra Telecom? E no, volevo dire, è nell'energia. Abbiamo già un contratto con Però loro. avete un contratto con l'energia Mercato Libero, signor Sì. Pisano. Però che cosa è successo? Perché lei viene chiamato? Le spiego bene, perché comunque voglio essere chiara nelle mie cose. Lei Certo. attualmente con Enel Energia risulta un cliente del Mercato Libero altopagante. Che cosa significa? Che già la tariffa è in presenza promozionale, però ancora deve essere ufficializzato l'aumento, partirà dal 1º agosto. Quindi noi che facciamo parte dell'amministrazione nazionale multiservizi abbiamo una lista intera di clienti da chiamare che si trovano fuori promozione. Noi ovviamente ad ogni zona abbiamo un fornitore. Lei che vive in Sardegna, abbiamo il fornitore Synergy. Magari la Synergy va bene per la sua zona, ma non andrà bene per il nord, ok? Sì. Quindi noi che cosa facciamo? Vi chiamiamo perché è nostro dovere chiamarvi. E riportarvi in promozione perché comunque è un vostro dovere risparmiare, perché l'energia elettrica è un bene di prima necessità e lei deve risparmiare, ok? Sì. Però che cosa si fa? Si propone la cosa e il cliente è sempre lui a decidere, perché io vi ho detto, vi ho esposto il problema. Ora lei mi deve dire se vuole risparmiare, però deve essere consapevole che comunque la bolletta cambierà logo. Non si chiamerà più Enel, ma si chiamerà Sine, però dietro troverà scritto distribuito dall'Enel. Che cosa significa? Che i proprietari dei vostri contatori rimangono sempre l'Enel. Quindi chi vi fornisce energia da sempre è distribuzione. Stiamo facendo solamente un cambio fornitore con una scontistica diversa. Perché se lei vuole risparmiare, Fortisanu, si deve affidare a un fornitore della zona, perché ad oggi il suo fornitore ha omesso dei costi in più. E poi a prescindere non vi fa nemmeno risparmiare sulle tasse, perché l'Enel non è un fornitore della sua zona. Io le sto offrendo ovviamente gratuitamente un fornitore locale territoriale che prende il nome di Sine.
Synergy. È tutto chiaro? Sì, più o meno. Quindi prima mi ha detto che passa da 5 centesimi a 18 centesimi a kilowatt, giusto? Sì, la settimana prossima, tipo inizio agosto, dovrebbe aumentare a 18 centesimi. Quindi lei è fuori promozione, perché lei sa bene che le utenze hanno dei termini di differenza, ma anche la nostra dura un anno con tutti i fornitori, signor Pisano, non so se lei lo sapeva. Sì, ma io... con noi lei dopo un anno va in scadenza promozionale e noi carichiamo e vi rimoduliamo il contratto, perché lei comunque deve seguire questa cosa, ha capito, se vuole risparmiare. Sì, ma non ho capito il discorso dell'anno, a me un anno non è passato. Ho capito, ma lei quanto tempo fa l'ha fatto il contratto, mi scusi? Qualche mese. Io ho il prezzo bloccato. Qualche mese, io ho il prezzo bloccato. Ho capito, ma da qualche mese evidentemente c'è l'aumento delle tasse. Perché noi qui chiamiamo solo i clienti autopaganti, ha capito? Non andiamo a chiamare i clienti che già si trovano in promozione. Io sino a gennaio ho il prezzo bloccato a 5 centesimi, poi non so che dire. Ho capito, però signor Pisano, guardi, lei ce l'ha una bolletta là? Mano, così lo confrontiamo? No, al momento no, però ho telefonato prima al mio operatore e mi hanno detto che io ho il prezzo bloccato sino a gennaio e che ovviamente mi chiameranno molte persone per cercare di cambiare compagnia, cambiare questo, cambiare l'altro, e mi hanno messo un po' un attimino, mi hanno avvisato. Certo, perché loro comunque non vogliono perdere il cliente, signor Pisano. Sì, ma il prezzo da contratto non cambia sino a gennaio nel mio contratto, è prezzo fisso bloccato per legge, non cambia ad agosto. Guardi, signor Pisano, io capisco che lei è un po' scettico in queste cose, però ovviamente lei a me non mi conosce, non pone fiducia, però le ripeto, se prende una fattura, nel costo medio c'è scritto lei quanto sta pagando a singolo kilowatt. Sì, non questo... riesce proprio a prendere questa bolletta. Questo lo so già, pago 5 centesimi. Ma lo sa, scusi, dovrebbe guardare però, ha capito? Dovrebbe guardare per vedere se effettivamente è così. Eh beh, no, l'avevo già visto, lo so, ho attivato il contratto, ho fatto tutte le cose, è normale, lo so. Ho capito, vabbè, non so che dirle. Vuoi farmiare più sulle tasse? No, guardi, quel prezzo che sto pagando adesso su tasse e tutto è impossibile pagare di meno. Ho già fatto tutti i controlli, già il contratto che mi dice lei costa un centesimo in più a kilowatt, non mi conviene. Ho capito, però comunque ripeto, siccome che la Synergy è un fornitore locale, lei risparmia di più su... perché magari vi offrono il prezzo basso, poi bisogna vedere le tasse. No, no, guardi, è tutto basso, mi trovo benissimo, non c'ho bisogno di cambiare. Poi comunque questa strategia che ad agosto cambia da 5 a 18 non è mai esistita, infatti... ho controllato il contratto, non esiste, il prezzo è bloccato sino ma a gennaio e non cambia. Signor Pisano, nel contratto, ha capito? Non c'è scritto, non lo trova scritto. Lei lo troverà scritto quando vi mandano le bollette. Faccia così, la seconda bolletta che le arriva, la prossima, lo controlli il costo medio. Veda che c'è scritto nella terza pagina. Va bene? Sì, sì, va bene, la ringrazio. Arrivederla. Buongiorno. Cercando di convincere. Sì, infatti le ho mandate a fanculo di cambiare operatore per pagare di più.